Romagna, presente. Uglione, presente. Caputo, Petrani. Caruso, Pietro. Caruso, Salvatore. Gileni, Giuseppe. Tommaso, Frattasi. Fusco, Chierato. È presente. Presente la teglia. Presente. Presente. Valletta. È presente. Il principe è già andando. Siamo con me. Buonasera a tutti. Prima di iniziare, ho considerato che per una richiesta per le imprese da attualmente in uso, tutti i favorevoli delle imprese. Sono le ore 15:57. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Tutti favorevoli? Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione consiglieri Frattasi, acquisita al protocollo generale numero 1286 del 25/1/2012, costituzione gruppo misto. A tal proposito, se il consigliere vuole dire qualche parola. Lavori pubblici, promozioni dei mercati rionali,
programmazione di abilità e grandi abilità, di qualificazione del percorso studiale e delle relative scuole, grandi eventi, informatizzazione di eventi e nuove tecnologie, politiche del lavoro e pari opportunità. Il Consiglio allora ha approvato le rettifiche fatte. Museo civico d'arte contemporanea, tema di lavoro, nomina componenti, consiglio di amministrazione. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere nel merito? Prego, consigliere Cucchiaro. Grazie, signora Presidente, signor Sindaco. Io facevo una riflessione che comunicava anche ad altri colleghi consiglieri. Il regolamento di un del Museo di Arte Contemporanea e anche il regolamento del, dell'Accademia Musicale Martucci prevedono entrambe, chiedo scusa, una all'articolo 5 e l'altra all'articolo 4, che il Consiglio di Amministrazione è composto al sindaco della Confusione più tre consiglieri comunali, più uno della minoranza. Francamente io pensavo di suggerire al Consiglio un piccolo rinvio, se il Consiglio ovviamente dovesse essere d'accordo, per consentire alla Commissione Statuto e Regolamento di apportare una modifica, e cioè non più consiglieri comunali, ma rappresentanti del Consiglio Comunale. Questo anche per garantire una maggiore trasparenza dei rapporti tra l'ente e le varie associazioni, e anche per garantire una nomina presso gli enti di persone con maggiori competenze, perché tra i consiglieri non sempre è possibile. Non ultimo, mi sorprende il problema, per esempio, quando si approva il bilancio di uno di questi enti e poi questo bilancio deve essere approvato in consiglio comunale, va da sé che il consigliere che è anche membro si potrebbe trovare in una situazione, non dico di incompatibilità, ma comunque insomma. Per cui se... Sì. Per cui insomma, valutando anche la possibilità di poter estendere, cioè anche da consegnare che la politica non sta sempre su tutto, insomma, rappresentando la maggioranza della minoranza, credo che di competenze della città ce ne possono essere tante, insomma, che esprimono le nostre posizioni politiche. Grazie. Prego, sindaco. Allora, grazie al consigliere Cucchiaro. Io sono convinto di questo. Noi quando abbiamo fatto questi enti strumentali dell'amministrazione che prima non c'era, perché abbiamo fatto la fondazione, abbiamo fatto il Museo d'Arte Contemporanea, l'Accademia Musicale, che poi non è mai partita di fatto, avevamo pensato ai consiglieri, perché è possibile, perché non devono avere questi un bilancio proprio in quanto enti strutturali a totale proprietà dell'amministrazione comunale, quindi possono essere un appendice del bilancio comunale. Però sono d'accordo con lei, da questo punto di vista, nel fare una modifica dello statuto che prevede non i consiglieri comunali, ma prevede delle persone esterne che vengono nominate o dal consiglio pariteticamente. E però io approfitterei non di tenere questi enti fermi per molto tempo, perché poi non è produttivo, di fare una mozione, fare automaticamente la modifica e quindi dire non un consigliere comunale, ma pariteticamente una persona esterna scelta dal consiglio, che si può fare oggi dopo un po' di sospensione, oppure si delega al sindaco sull'indicazione della conferenza dei capi. Questo sarebbe praticamente una logica, ma c'è un no, allora consigliere di te. Mi consente anche di scherzare. Lei deve sapere una cosa, che ogni voto che uno ha un incarico sono oneri e onori, e di questi beni sono molto più oneri e onori. Io mi distrigo bene, perché di principio sono un grande lavoratore, per cui mi alzo di mattina presto come tutti quanti.
quanti voi penso, e finisco la sera fin quando non ho raggiunto l'obiettivo. Questo è poco, ma sì, questo qua sì, perché poi se qualche volta non dovessi raggiungere l'obiettivo, sotto la coscienza un po' si carta del massimo. Quindi questa è la cosa. Quindi io propongo di fare una mozione per il cambiamento dello Stato. Quanto la mozione che sostituisce automaticamente questo anche economico, così che ci parliamo così. E grazie al consigliere Mugliano, e noi siamo contenti di votare all'unanimità a ulteriore sua proposta. E questo chiaramente non contiene un accordo sempre tra maggioranza e opposizione, perché noi collaborazione nel lasciare sempre ai posteri un ente sicuramente più tranquillo di come noi l'abbiamo fatto. Prego. E anche in linea con quanto diceva il segretario, quindi volevo chiedere al segretario se era possibile attraverso una mozione presentata adesso poter provvedere anche alla nomina, perché questo comunque accelera i tempi di presa di questi professori. Possibile? Prende, allora, oggi c'è il pleno, quindi si può fare tutto, diciamo. Dipende però, diciamo, in che maniera si possa accogliere, cioè trovi il consenso dell'organo, la proposta del sindaco, che se è possibile, se siete tutti d'accordo a demandare al sindaco, l'individuazione su designazione della conferenza del capigruppo, si può fare perché si cambia l'articolo dello i due articoli dei regolamenti, un attimo solo, si cambiano i due articoli dei regolamenti e si demanda al sindaco poi procedere alle nomine sulla base delle indicazioni della conferenza dei capigruppo. Vorrei aggiungere qualcosa, consigliere Riccio, prego. Anche le altre sono sì. Queste due di oggi e poi dopo anche l'Agis, anche dopo l'Agis che cosa prevede. No, del capo del sindaco, però dico di consiglieri comunali o di consiglieri, tre consiglieri espressione del consiglio comunale. Non consiglieri comunali, perfetto. Allora, penso che la proposta ultima del segretario sia anche quella che coincide con il fatto anche dell'operatività degli stessi enti, in modo che poiché non abbiamo i nominativi oggi, perché giustamente eravamo venuti preparati per altro. Però rispettando il criterio della conferenza degli interpartiti che abbiamo avuto, deleghiamo il sindaco e in base a quell'accordo lì diamo i nominativi al sindaco di tutti i partiti.